Un faccia a faccia che si trasforma in un duello messo in scena con grande rigore. Nota stonata, la pièce teatrale con protagonisti Giuseppe Pambieri e Carlo Greco è emozionato, commosso e coinvolto con la forza di una storia dai toni decisi. Sensazioni che hanno conquistato il pubblico che ha assistito alle tre repliche in programma nel cartellone di Ama Calabria. La trama, dagli sviluppi inattesi e ricca di colpi di scena, inizia con gli stilemi della commedia più classica, facendo sorridere, diventando gradualmente un dramma che in alcuni momenti sembra possa diventare addirittura un giallo. In una scenografia minimale e realistica, che rappresenta il camerino di un teatro, i due attori si muovono con grande padronanza, riempendo gli spazi del palcoscenico. In quell'ambiente Carlo Greco, direttore d'orchestra, torna furioso nel suo camerino dopo un concerto che considerava un fallimento, cercando rifugio nelle note della Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler. In quel momento riceve un fan invadente. Il personaggio Miller, il direttore d'orchestra, pensa che all'inizio sia veramente un fan, poi pensa che possa essere un critico. Poi pensa a qualche altra cosa, pensa ad una vecchia storia d'amore che ha avuto con sua moglie e compagnia cantando, e poi invece alla fine, infatti, diventa anche lì poi più discorsivo il dialogo e il rapporto con Dinkelbach. Invece poi alla fine si scopre la verità, la realtà dei fatti, qual è essa è. Per tutta la durata di Nota stonata si assiste ad un capovolgimento di situazioni. Quando ho letto questo testo mi sono innamorato, ho deciso che l'avrei fatto sicuramente. Il mio amico Carlo Greco mi ha fatto leggere la sua traduzione, mi è piaciuta moltissimo, e anche il regista Moni Vadia, quando l'ha letto, è impazzito, ha deciso di farlo. La città che si apre sul mondo. È un bel argomento che potreste usare con le vostre figlie. Ma vi ringrazio, Dinkel, ma so quello che devo fare. Mia moglie finirà per arrabbiarsi. Avete ragione, scusatemi. Buonasera. Ah, portate i miei saluti a Hilda. Grazie. Ma conoscete il suo nome?